Pare che negli ultimi giorni sia uscito un retroscena molto importante per quanto riguarda Sarri e De Ligt, perché ora vi dico una cosa che potrebbe mandarvi un pochino in confusione e dice: ma tu come ti permetti a dire sta cosa? Ma tu non devi dire queste cose? No, purtroppo io ve lo devo dire perché vi devo dire la verità. Negli ultimi giorni è uscito un'indiscrezione che secondo me è anche reale, perché Sarri aveva un'idea simile a quella che avevo io per De Ligt. E purtroppo ha stravolto i piani. Pare che Sarri non volesse lanciare De Ligt, diciamo, fin da subito. Quindi è stata una sorta di opera di convincimento da parte della dirigenza nei confronti dell'allenatore nel lanciare De Ligt. È un pochino quello che è successo con Allegri negli anni precedenti. Voi sapete che Allegri, prima di immettere un giocatore all'interno della Juve, li faceva prima adattare al contesto e poi li immetteva. Pare che Sarri De Ligt non volesse lanciarlo fin da subito perché non lo ritenesse pronto, ovviamente, per il calcio italiano. Quindi inizialmente intendeva puntare su Chiellini e Bonucci. Poi, quando Chiellini si è fatto male, pare che Sarri volesse puntare su Rugani. Pare che volesse provare a mettere Rugani e Bonucci in difesa, un difensore sicuramente meno appariscente di De Ligt, ma con più competenza tattica, almeno all'epoca, nel senso che stiamo parlando di uno che ha fatto tanti anni in Italia. Perché Sarri giudicava De Ligt non ancora pronto per la pressione, non ancora pronto per il calcio italiano. Pare che da questo punto di vista i dirigenti della Juve abbiano posto veto e abbiano consigliato a Sarri di provare a lanciare De Ligt, in quanto un investimento di così grande caratura comunque serve a un certo punto anche a farti capire che hai tra le mani un grande talento. Diciamo che da questo punto di vista io non posso dare tutte le colpe a Sarri, cioè come fai a dare colpa a Sarri? Molti tifosi juventini che hanno commentato sui vari forum che ho visto in cui è stata pubblicata la notizia hanno commentato e detto: ma vedi che Sarri nemmeno De Ligt voleva far giocare, ragazzi, non è che non lo voleva far giocare perché gli stava antipatico, non lo voleva far giocare perché, come poi si è visto, ha avuto un periodo di adattamento in cui De Ligt ne combinava di ogni, cioè anche ora in cui De Ligt sta giocando bene, la stampa, siccome della Juve, lo prende di mira e gli regala titoloni negativi ogni volta. Figuriamoci cosa accadrebbe se De Ligt facesse errori ogni partita. Cioè, io ve l'avevo detto che De Ligt avrebbe avuto un periodo di adattamento comunque all'interno del calcio italiano e che, diciamo, l'avevo anche detto che potesse avere, che avrebbe potuto avere delle difficoltà. Ho detto: guarda, raga, questo sicuramente avrà delle difficoltà perché viene da un calcio diverso che alcune volte non è funzionale a quello che è il tatticismo italiano. Quindi è normale che Sarri non volesse far giocare De Ligt, come era normale Allegri quando diceva: sei nuovo, ti fai prima un periodo di ambientamento e poi entri nei canoni della squadra. Perché è normale, l'infortunio di Chiellini e la pressione della dirigenza ha fatto sì appunto che Sarri schierasse De Ligt al posto di Rugani, che ovviamente sapete è un suo, sicuramente Sarri e Rugani hanno un buon rapporto, Sarri considera Rugani un buon difensore, poi De Ligt si è preso la scena perché io penso che anche negli errori che ha fatto abbia giocato delle partite bene. L'unica partita negativa che io ricordo giocata da De Ligt è quella contro il Napoli, in cui ha sbagliato due volte su tre gol. Per il resto, io tutti questi errori clamorosi di De Ligt non li ho visti. Certamente non è Cannavaro, non è Nesta, non è Maldini, non è nessuno e non lo sarà mai probabilmente. Ma è un difensore di grande caratura che secondo me è giusto a posteriori che sia stato lanciato. Cioè, fossi stato in Sarri, avrei avuto anche io il timore di dire: adesso lancio sto ragazzo di 20 anni che in Italia non c'è mai stato, lo metto vicino a Bonucci che non è propriamente un difensore, diciamo, ossuto, un difensore coriaceo, quindi devo dare a lui la responsabilità della copertura più di quanto ne dia Bonucci, visto che Bonucci è uno che crea gioco, che faccio, lo lancio oppure no? No, aspetta, vabbè, però probabilmente alla fine del discorso sarei stato d'accordo con la dirigenza, ma non perché De Ligt vale 75 milioni e è stato pagato tanto, ma perché De Ligt, ragazzi, a 19 anni ha panchinato in nazionale De Vrij, che è uno dei migliori centrali della Serie A, è stato rimpiazzato da De Ligt a 20 anni. Mo, o noi non ci capiamo nulla, assolutamente di niente, oppure sto ragazzo qualcosa di speciale ce l'ha. Fatemi sapere nei commenti che avreste fatto voi, l'avreste lanciato oppure non l'avreste lanciato. Fatemi sapere nei commenti che ne dite voi. Ciao!